benvenuto al direttore dell'area marina Regno di Nettuno, dottor Antonino Miccio, per ragionare attorno a questa estate 2021 abbastanza movimentata per la nostra AMT. Dalla comunicazione, ma anche dai risultati raggiunti, questa è stata un'estate che vi ha visto protagonisti in un modo un po' più attivo rispetto alle altre estati, collaborazioni importanti con i carabinieri subacquei, con la capitaneria, presenza sul territorio, una presenza anche a mare. Proviamo un attimo a capire questa azione di controllo e poi magari invece faremo qualche ragionamento un poco più su quelli che sono l'aspetto dei problemi. In realtà mi dispiace dirlo, ma partiamo da un fallimento, perché l'idea, la nostra intenzione era quella di riuscire a mettere almeno parte dei campi ormeggio per quest'estate, che non si è reso possibile, veramente non per colpa nostra, ma per una serie di impedimenti burocratici. Cioè, vediamo come in modo che dobbiamo. Però questo chiaramente inevitabilmente che cosa ha creato? Innanzitutto che abbiamo dovuto abbiamo su richiesta anche dell'amministrazione di Procida, siamo riusciti ad avere un nostro comune a Procida che facesse monitoraggio e informazione per evitare che si ripetessero i fenomeni dell'anno scorso. E poi con l'ausilio anche delle forze dell'ordine, con le quali abbiamo avuto tutta una serie di contatti, abbiamo cercato di mantenere, abbiamo sollecitato perché ci fossero più controlli, perché quest'anno il diporto è stato veramente molto, la presenza del diporto è stata molto pesante, molto pressante, sia quello più accettabile, se vogliamo, che è quello delle persone stanziali che restano sull'isola per parecchio tempo, sia quello dei residenti, ma non solo, anche una forte presenza di porto giornaliero, quindi delle persone che partono dalla terraferma per venire nella MP sulle isole a trascorrere la giornata. Che spesso questo fenomeno del diporto, entriamo subito nel vivo di questa intervista, è un fenomeno che va letto almeno su tre grandi fasce. La prima fascia è sicuramente una sorta di economia che portano. Un'altra fascia è quella del disastro ambientale che si realizza, perché ovviamente tutte queste barche, quando noi le vediamo ferme nelle varie baie, Sorgito, Maronti, Chiaiolella e tutte le altre, veramente le vediamo sopra e magari immaginiamo al caos che vediamo, ma il vero disastro è quello che non vediamo, perché sono le ancore che sono arrivate sul fondo che hanno distrutto la Posidonia. Sì, ma quest'anno, ma non solo, anche il coralligeno, perché poi non ci scordiamo che noi abbiamo un habitat di coralligeno estremamente importante. È vero, dobbiamo valutare però che per poter fare un ragionamento serio su questa cosa dovremmo avere degli strumenti seri. Noi non abbiamo una chiara visione dell'apporto economico che ci dà questo diporto. Perché non abbiamo uno strumento, cioè nessuno ha mai proceduto a fare un sondaggio o uno studio in questo senso. Quante di queste persone fittano imbarcazioni sull'isola, oppure noleggiano, oppure comunque vengono a portare economia sull'isola, e quante invece di queste imbarcazioni producono economia sulla terraferma, ma qui non ne producono. Poi ci sono pure quelle che durante l'estate affollano i nostri porti, quindi c'è una mescolanza di natanti, sì, che va regolamentata. In questo il nostro regolamento ci favorisce, perché la riparazione del non residente o il residente perché abbia un contratto presso i nostri porti sicuramente ci favorisce. Favorisce il rilascio delle autorizzazioni, e quest'anno sono state un numero importante, superiore ai 2000 autorizzazioni. Questo direttore ci permette di affrontare un altro argomento che penso che sia molto raro anche a lui. Oggi vieni a Ischia con la tua barca che ti permette di avere un'economia forte, altrimenti non la puoi possedere, e paghi soltanto 2,50 euro per 7 giorni per andare nella nostra Posidonia. Quindi c'è anche questo ragionamento che va in qualche modo preso meglio in considerazione. Dicevamo fuori registrazione che sono oltre 2000 le autorizzazioni rilasciate quest'anno e dall'area marina e dai vari porti, che hanno prodotto però poco in termini economici, ma molto in termini di
disposizione del nostro ambito. Sì, diciamo che questa è una cosa che credo che il consiglio di amministrazione, perché non dipende dalla, diciamo, dalla direzione, sono decisioni che prende il consiglio di amministrazione, probabilmente discuterà certamente quest'inverno, perché queste tariffe sono poi sottoposte a un'approvazione da parte del ministero, ma possono essere variate. Quindi quando si fa poi il disciplinare dei corrispettivi, quindi sono diritti di segreteria, i corrispettivi, questo poi viene inviato al ministero. Se lavoriamo bene, diciamo, nell'arco di questo, di quest'autunno e inverno, probabilmente nella prossima estate le avremo anche modificate. Veniamo un po' a noi direttamente. Quanto tempo ancora dobbiamo attendere prima di vedere un parco boe attivo? Io spero, però a questo punto, diciamo, anche per scaramanticamente, non lo dico, diciamo, in maniera, come dire, spero che per la prossima estate dovremo averlo, perché abbiamo avuto le necessarie autorizzazioni da parte del Ministero, abbiamo quelle che sono le indicazioni su come modificarle da parte della Capitaneria di Porto, abbiamo i fondi autorizzati, non trasferiti, ma autorizzati. Quindi si tratta solo di chiudere l'iter amministrativo, bypassando un paio di problematiche che sono di natura, adesso troppo specifica se volete, non voglio entrare nel merito, che però fanno capo alle valutazioni di incidenza e alle autorizzazioni di tipo paesaggistico. Credo che se tutto va bene, sicuramente, diciamo, 2/3 di quello che prevede il piano ormeggi dell'isola sarà attivo per la prossima stagione. Facciamo un passo indietro solo per illustrarlo e per dirlo ai nostri lettori. Io ricordo che all'epoca si dovevano realizzare quattro parchi boe sull'isola Mischia ed uno all'esterno della Caiorella. Ricordo almeno il progetto indicativamente il primo progetto definitivo, non esecutivo, approvato era questo. Poi abbiamo avuto una serie di indicazioni sia da parte della sovrintendenza sia da parte della Capitaneria di Porto, quindi stiamo ristrutturando, diciamo, verranno dei campioni, in realtà erano molti di più, diciamo, localizzati ognuno in ogni comune, quindi c'erano almeno un campo ormeggio per ogni comune, quindi stiamo parlando di 7 grosso modo. Adesso, dopo le indicazioni che ci sono state date, rimarranno, probabilmente saranno 6, non 7, e dovranno avere però una, come dire, avranno un maggior numero di boe localizzate in un determinato punto. Prima erano un poco più sparse. Chiaramente adesso bisognerà rifare tutto l'iter, quindi risentire, diciamo, di nuovo tutti i responsabili dei mani o quant'altro, però la volontà, quello che posso dire è che noi abbiamo incontrato sempre una volontà positiva da parte di tutti per quanto riguarda i campi ormeggi. Allora ci troviamo a ragionare sulla questione dei campi ormeggi, poi magari faremo qualche altra valutazione sulla natura stessa dell'area marina. È anche ipotizzabile quanto prima, io la chiamerò in maniera sbagliata, però è per far avere una boa più grande per le navi da procedere, quelle più, cioè, c'è sempre questo ragionamento un po' più particolare dopo la vostra Concordia, la famosa legge che aveva vietato l'attraversamento, il passaggio delle navi da procedere, quel coacervo là che è un po' complicato, però diciamo è prevista pure, qualcuno diceva bastava fare una boa più grande dove si possano attraccare, ha capito l'argomento, non è dello specifico. Allora no, esistono due problematiche che dovremmo, secondo me, prima o poi affrontare, che però non riguardano solo l'area marina. Allora, una è sulla navi da crociera. Le navi da crociera, purtroppo il decreto Clini Passera esiste ancora, quindi non è stato abolito, quindi rimane il vincolo che le navi da crociera si devono tenere a 2 miglia dal limite esterno dell'area marina. Quindi è tecnicamente con il canyon di Puma, il canyon d'Orla e le profondità che ci sono intorno alla nostra, è praticamente è impensabile di mettere una boa d'ormeggio per una nave di quelle dimensioni, cioè è tecnicamente impensabile. E questo è un problema che secondo me va risolto a un livello che non è quello dell'area marina protetta, cioè va risolto a un ministero. Ricordavo che era un po' posto concordia all'emissione di questo decreto. Ministeriale, nel senso che vanno probabilmente chissà davvero che hanno fatto la soluzione. Poi c'è un altro problema che invece secondo me è anche più interessante per l'isola di Ischia, che è quello dei megayacht, perché il nostro regolamento è un po' vecchiotto
e quindi in qualche maniera limita l'ingresso delle imbarcazioni da diporto superiori ai 24 metri. E questo è l'altro aspetto. E qui invece abbiamo già avviato una seria dialogo con il Ministero e contiamo di presentare un disciplinare relativo a queste imbarcazioni che ci permetta almeno di avere dei corridoi di ingresso certi, così come ci sono per i traghetti di aliscafo, dei corridoi di ingresso e dei punti certi di attracco, che di fatto esistono già, perché ci sono alcuni porticcioli e alcune cose già in qualche maniera hanno accolgono queste imbarcazioni che sono strutturate per poterle accogliere. Quindi questa dovrebbe essere una soluzione, la soluzione di quelle che diciamo noi le navi da crociera piccole, così per farci per capire un po' quello che è l'effetto che poi si potrebbe produrre. Ma la riflessione alla quale però lei dà una risposta un po' più tecnica, ma noi questi campi boe da dove dobbiamo fare ai marondi? Mi spiego meglio, se la baia dei marondi o altre sono la nostra area marina, noi dobbiamo per forza per avere tutta questa invasione di barche in quel posto o dentro all'area marina, diciamo. No, non necessariamente, nel senso che noi dobbiamo poter offrire un servizio, che è giusto farlo, perché quando lo Stato decide che una zona va preservata, però non può tenere presente, non può escludere la popolazione da questo. Io che serve però. Noi dobbiamo arrivare a un punto di dire questa è area marina, non so, che questa zona, questa famosa zona A, che dovrebbe essere quella intoccabile, quella che va preservata a tutti gli effetti, a tutti i costi. Diciamo che la realtà, qui un po' tutti la viviamo un po' come questa famosa zona A nella quale nessuno sa dove sta, no? Sembra l'area 51 del mare. Non è vero, abbiamo messo le boe. Ho capito. Io parlo come effetto sulla società, effetto civile, effetto comunicazione, diciamo un effetto al di là della segnalazione a mare con le boe, con i GPS o quello che sia. Quindi proprio come effetto area marina. Quando vedremo che l'area marina un posto dove non ci si va, ma magari si va a vedere i fondali, si vanno a scoprire altre cose. No, allora, da questo punto di vista, secondo me la legge italiana è fatta bene, no? Perché le no-take zone sono relativamente piccole, proprio per evitare, insomma, che diventi impossibile. E queste no-take zone devono dare quello che dobbiamo fare noi è cercare di comunicare l'effetto positivo che c'è una no-take zone. Sia sotto effetto, qui si chiama spillover, cioè di fuoriuscita di pesci di qualità e di quantità da questa determinata zona, e per fare questa va salvaguardata bene, cioè dobbiamo evitare che nottetempo ci vada a pescare qualcuno. Sia in termini proprio di immagini, io ultimamente abbiamo fatto delle immagini, forse a fine dell'anno scorso, con Roberto Rinaldi della nostra zona, c'è un filmato dopo, della nostra zona dopo che abbiamo messo, dopo 3 anni di chiusura con le boe, e vedrete che sono immagini veramente spettacolari, cioè bellissime, vuol dire che serve farlo. Poi c'è il senso civico, cioè ci vado ma sto più attento perché è un'area marina, e questo si ottiene solo facendo quanta più comunicazione possibile, cioè educazione ambientale possibile. Non si può pensare che un cittadino che poi fondamentalmente il mare, ne sento parlare 2 mesi l'anno, e che per chi ci va o per chi ci va a prendere la barca sia così informato su tutto, se non glielo diciamo noi, cioè questa poi è una questione più generale. In generale io vedo che le persone sono più attente a quello che le circonda, qua sull'isola in maniera particolare, sia in senso positivo che negativo, in tutti e due i sensi, però vede una certa attenzione alle cose. E questo vedo anche da cose che normalmente sono molto banali, ma che non è comune vedere. Cioè, io, i comuni che per esempio hanno i posacicche all'interno sull'isola sono tanti. Se voi vi trasferite sulla terraferma, questo è molto raro, cioè non è una cosa tanto... Le sfide del 2022, in parte immagino che l'anno prossimo sarete anche voi
coinvolti in questa, diciamo, bolla mediatica più che realizzata, più che sostanziosa, di Procida Capitale, quindi immagino l'anno prossimo sarete chiamati ad uno sforzo in più sulla, sull'isola vicina. Mi sembra però che l'anno prossimo sarete chiamati a qualche sfida in più, confermare gli spazzamali che quest'anno sono diventati una realtà anche grazie all'intervento dell'Associazione Estere di Fondazione per il Sud, c'è la campagna di Salviamo Nettuno che sta comunque dando forza e sostegno a quella che è la sensibilizzazione e la comunicazione dell'area del 2021, ma è quella appunto dei parchi boi, quindi un qualche impegno lo vogliamo prendere. No, no, ma allora lo prendo perché io ci credo e è tutto il mio lavoro, quindi cambio ormeggio, diciamo al primo posto, proprio come servizio da poter offrire. E poi faccio una domanda, campo in mezzo cosa cambia? Cioè, vediamo un attimo farlo da cioè, metteremo questo campo, da che succede? Che succede? Allora, cominciamo a immaginare che gli ormeggi sono ormeggi compatibili, quindi sono strutturati in maniera da non avere un corpo morto, hanno un ancoraggio di un certo tipo sul suolo, hanno sempre la presenza di un galleggiante, che è l'intenzione del cavo, per far rimanere che la catena non ari, normalmente queste boe invece hanno una catena con il segno col ganso, un lasco di catena che ara tutto intorno al cantone. Quando arriva l'ancora sul fondo del mare, la catena si ferma e poi siccome è un po' più lasca, tra virgolette, gira attorno e distrugge la posizione. Ma anche tutto intorno al campo, tutto intorno al corpo morto, succede la stessa cosa. Invece in questo caso è in tensione. Al di sopra di questo jumper, poi c'è il cavetto con la boetta per l'ormeggio. Quindi partiamo dal principio che sono ecocompatibili, quindi sono strutturati in maniera essere compatibili. Questo che cosa significa? Che il diportista che si porta sulla boa avrà a disposizione tutto lo spazio della ruota della sua barca, che è composta da la lunghezza della corda più la lunghezza della sua barca, che chiaramente deve poter ruotare a seconda del vento che c'è a disposizione e quindi poter usufruire della sua parte di mare facendosi anche tranquillamente il bagno, diciamo, in quella zona. Inevitabilmente, come quando noi mettiamo le strisce blu lungo una strada, non sarà più possibile fare seconda e terza fila, quindi dove probabilmente in maniera disordinata ci andavano 100 imbarcazioni, adesso ce ne andranno 40. Quindi su questo lo dobbiamo tenere presente. Il disciplinare poi prevederà che dove è presente il campo ormeggio e un'area di rispetto non è più possibile ancorare. Quindi ipercaleranno anche, diciamo, i permessi all'autorizzazione all'ancoraggio, a meno che non vada in altre zone dell'isola, e le persone si porteranno sull'ormeggio. È, diciamo, un modo per dare un ordine a determinate zone. Io che arrivo con la mia imbarcazione nel campo ormeggio, però avrò dei servizi da parte dell'area marina. Questo sarà tutto da decidere. Sicuramente verificheremo se è il caso di poter fare una prenotazione online, oppure se sarà presente sul posto un operatore, cosa che dal punto di vista della sicurezza secondo me è meglio, cioè ci sia un operatore con un'imbarcazione sul posto, perché questo significa che se anche non sa fare il nodo, cioè uno non sa fare la, diciamo, non si sa armeggiare, si sa una persona di appoggio, tutto questo anche perché proprio per una questione di sicurezza, di possibilità che le imbarcazioni vengano in qualche maniera, possono staccarsi o fare altre cose, è meglio in ogni caso che ci sia qualcuno di posto. Dove sarà possibile invece, visto che ormai abbiamo anche, diciamo, siamo iscritti in pago PA e tutto il resto, potremmo anche provare a fare un'autorizzazione online direttamente dallo smartphone. Chiaramente questa sarà un'occasione per incassare qualcosa di denaro. Saranno sempre però tenete presente che le tariffe saranno sempre solo diritti di segreteria e serviranno per pagare il personale che ci lavora, più le attività di manutenzione, smontaggio, smontaggio, lavaggio e probabilmente fitto di locali, perché 500 boe si sa trovare anche dove metterle. Il piano complessivo dei boi ormeggi del 2021, quante boe prevede? Allora, a occhio e croce, dovrebbero essere 468, qualcosa del genere, più o meno. Tra Ischia e Procida. Quindi non vedremo più quelle scene. Sì,
esiste, era di nome delle più, però per esempio ci sono problemi in alcune baie o calette dove per poter mantenere la distanza prevista dalla legge dalla costa a picco e dalla spiaggia è impossibile mettere proprio il campeggio. Quindi là bisognerà prendere delle decisioni differenti. Vi faccio l'esempio con Montana. Se a Montana per poter mettere un campeggio decente, 100 metri da una parte, 100 metri dall'altra, in realtà significa non metterlo o mettere una fila centrale, e quindi in quel caso chiaramente là bisogna prendere una decisione e decidere, non so, di chiuderla, è un'ipotesi, nel senso di provare a ragionare diversamente o comunque avere un approccio con il problema di un'altra maniera, perché poi il rischio che si vede quando stiamo cambiamento c'è, e questo dobbiamo essere sinceri, non ce lo dobbiamo nascondere, e che poi tutti quelli che non trovano posto sul cambiamento si riversino, diciamo, in un'altra zona. C'è bisogno di organizzare i controlli e di evitare che poi ci siano, quindi queste sono le sfide. Sarà un inverno di riposo, mi diceva di no, sono già c'è molto lavoro da fare. Vabbè, siamo ripartiti, abbiamo chiuso adesso un protocollo d'intesa con la scuola qui di Ischia per un progetto con la capitaneria di porto che si chiama Lesson on the Beach. Ripartiranno le attività di educazione ambientale nelle scuole con il Tuno a scuola, e poi ci sarà tutta la programmazione, diciamo, per il prossimo anno. Avremo un primo incontro con il Formez, perché il Formez ha scelto quest'area marina protetta a livello nazionale per avviare una serie di incontri sul territorio per il plastic free, e quindi per arrivare a fare sensibilizzazione della pubblica amministrazione e anche con le categorie, diciamo, con le organizzazioni di categoria, per arrivare a diminuire, diciamo, a eliminare, diminuire la plastica monouso. E poi dovremo avviare un discorso serio, perché anche da questo punto di vista ci saranno delle novità, con la piccola pesca artigianale sui piani di gestione della pesca. Quindi il lavoro ce n'è fin troppo e va ben oltre quelle che sono le nostre energie. Speriamo bene. Due domande in conclusione. Una, i pescatori sportivi sul banco, che ogni tanto esce fuori, e poi c'è quella polemica che va avanti in qualche modo e che in parte sposo, è che non ci sia tanta trasparenza nell'area marina. Come tu vogliamo, diciamo, un freedom access agli altri, come si chiama, con gli americani, un po' più spinto, certo, sulle informazioni. No, ma sicuramente non c'è cattiva volontà da questo punto di vista. Abbiamo cominciato a inserire tutti i dati, fra poco sarà tutto, assolutamente, anche perché poi a breve ci dovrebbe essere la nomina, spero, anche di un organismo di validazione, quindi che la trasparenza è una delle cose sulle quali si va a valutare, quindi scusami, sì. Quindi mettere anche sui vostri autori, non dovremmo fare più il ciclo, assolutamente, sette comuni. In realtà noi mandavamo gli atti ai comuni con preghiere di pubblicare all'albo operatore, ma lo metteremo anche sul nostro sito, quindi su cui dovranno entrare. Invece l'altra cosa di pescatori sportivi, allora, di per sé il pescatore subacqueo in apnea non è un criminale, non lo è, nessuno lo pensa. Tant'è vero che il nostro regolamento prevede che noi facciamo un'autorizzazione al trasporto dei fucili subacquei sull'imbarcazione, perché attraversano l'area marina all'interno del quale loro non possono pescare, ma dove? Per poter andare a pescare all'esterno. Di fatto i controlli che hanno fatto i carabinieri subacquei però ci dicono che qualcuno approfitta di questa autorizzazione e quindi inevitabilmente poi è stato, diciamo, sanzionato, mi pare penalmente, quindi anche con una, diciamo, con una sanzione di tipo penale. Diciamo, qui lo sta la sensibilità personale, è chiaro che ognuno ha le proprie passioni, chi vuole andare a fare pesca, purtroppo chi vive sull'isola è limitato da questo punto di vista, perché sa che dovrà pescare al di fuori dell'AMT. Ma non è, quindi non dipende dal direttore o dalle forze dell'ordine, dipende dal fatto che c'è una legge nazionale che prevede questo.